opera del passato, diciamo, sostennero che dietro alla costruzione e alla composizione di questo, possiamo definirlo, immenso capolavoro, ci fosse un pensiero spirituale. E vedremo anche nel corso della sonata come il pensiero spirituale, quel collegamento che Beethoven ha col divino, ritornerà molto spesso all'interno di questa sonata. Un primo indizio che ci fa capire che è davvero forte il collegamento tra Beethoven e Dio è il fatto che contemporaneamente alla stesura di questa sonata Beethoven stesse lavorando ad un'altra opera estremamente importante, la Missa Solemnis, datata poi 1823. Il manoscritto di questa sonata reca come data il 25 dicembre 1822, altro indizio, quindi giorno della Natività di Cristo. Successivamente, con una certa disinvoltura, divenne Natale 1822 e con successive revisioni addirittura venne modificato in agosto 1822, ma in origine era proprio datato 25 dicembre. Un altro fatto abbastanza inconsueto è che questa sonata non reca alcuna dedica, e appunto, come dicevo, è un fatto piuttosto inconsueto da parte di Beethoven. Quindi è una dedica in pectore a se stesso o una dedica in pectore a Cristo? È difficile poter fare una valutazione personale in merito, comunque sia una che l'altra ipotesi ebbero i loro sostenitori. Fatto sta che comunque l'ironia che ruota attorno, diciamo, al mistero legato, diciamo, a questa dedica non ci impedisce di pensare che la seconda parte della sonata, che tra poco andrò a spiegarvi un pochino meglio nel dettaglio, soprattutto in quello che è l'arioso dolente, la fuga, cercate di mettere, di tenere a mente questi nomi perché ritorneranno spesso all'interno della sonata, in un certo senso, sia da un punto di vista psicologico che musicale, ci possono davvero ricordare gli ultimi passaggi della vita di Cristo, quindi la passione, morte e resurrezione. Come dicevamo all'inizio nella presentazione col maestro Cavoli, noi oggi abbiamo trattato l'ultimo Beethoven, quindi un Beethoven piuttosto provato da, possiamo dire, sventure avute durante la vita, sventure che si portava già dall'infanzia. Pensate che era figlio, diciamo, di un padre che potremmo definire ubriacone, insomma non era un grande soggetto, e addirittura pensate che le percosse ricevute dal padre in tenera età, quindi intorno ai 6-7 anni, gli portarono quei problemi poi gravissimi all'udito che ha avuto poi in età adulta. Quindi stiamo parlando dell'ultimo Beethoven, un Beethoven provato dalla vita, un Beethoven totalmente sordo. Pensate che negli ultimi anni si fece costruire una piccola bacchetta di acciaio che stringeva tra i denti e che poggiava sulla cassa del pianoforte per poter captare le vibrazioni. Immaginate cosa deve essere stato comporre gli immensi capolavori che ci ha lasciato in uno stato di totale sordità. Ma in un certo senso la risposta è semplice, nel senso che essendo un genio, la musica Beethoven la sentiva dentro. E il fatto di mettere su carta le note era semplicemente una conseguenza di un pensiero che aveva dentro di sé, che partiva dal cuore, che partiva dal cervello e arrivava al cuore. Ecco che comunque c'è sempre un legame col divino. D'altra parte, egli stesso diceva, Beethoven può comporre musica solo grazie a Dio, ma non può fare nient'altro sulla terra. Entriamo nel merito della sonata. Volendoci rifare a un discorso che lega Beethoven allo spirituale, questo primo tempo, nella sua assoluta semplicità, nella sua trasparenza, nella sua chiarezza, potrebbe in un certo senso ricordarci la Natività di Cristo. Beethoven dà una prima indicazione estremamente precisa. Vuole che questa pagina, questo capolavoro, venga eseguito con amabilità. Siamo di fronte ad una delle pagine più, come dire, semplici e intime del maestro. Vi faccio sentire proprio un attimo l'inizio per farvi capire. Thank you.
non essere troppo tecnici, ecco, diciamo che è fatto da un'esposizione, uno sviluppo e una ripresa. Diciamo che questa grande semplicità, trasparenza, questo sentimento intimo comunque ha dei momenti di grande impatto e di grande impeto. C'è da dire che Beethoven nel suo periodo fu uno dei massimi esponenti di una corrente culturale, letteraria e musicale chiamata Sturm und Drang, che in italiano significa tempesta e impeto. Ecco, lui è stato uno dei massimi rappresentanti e una delle caratteristiche predominanti della sua vita compositiva spesso è legata al fortissimo improvviso che viene alternato subito da un pianissimo dolce. Ecco, questa è una caratteristica compositiva appartenente al primo, al secondo e al terzo Beethoven. Questa cosa la ritroveremo anche all'interno di questo primo tempo, quindi momenti di grande dolcezza alternati a momenti di grande impatto per ritornare di nuovo in uno stato di grande serenità, trasparenza e dolcezza. Successivamente c'è una piccola innovazione, un secondo tempo strano. Beethoven ci propone uno scherzo con trio. Questo scherzo, ecco, come possiamo definirlo? Può ricordare, poi lo ascolterete, un temino popolare, una melodia folcloristica estremamente orecchiabile. La prima innovazione, invece, dicevo, di questo secondo tempo è lo scherzo, invece. Lo scherzo è, come dire, un pericoloso incrocio di mani che mette, diciamo, a dura prova l'esecutore. Questo scherzo fa di nuovo da ponte di collegamento per questo divertimento ci serve, ecco, per ritornare poi allo scherzo iniziale. Infatti sentirete all'interno di questo secondo tempo una melodia popolare all'inizio, poi la risentirete alla fine. Ma secondo me la cosa molto bella di questo secondo tempo è il finale. Il finale è un vero e proprio ponte di collegamento, ve lo dico in fa maggiore, è un arpeggio che serve per traghettarci in uno scenario completamente diverso. È un ponte di collegamento sospeso che ci introduce verso un altro mondo, il mondo del teatro. Finalmente Beethoven, in questo terzo tempo, apre le porte al teatro. Qua abbiamo dentro tutta la drammaticità di un'opera. Pensate che questo terzo tempo è suddiviso in ben sei parti. Abbiamo un recitativo, un primo arioso dolente, una prima fuga, un ritorno dell'arioso dolente che lui addirittura dice perdendo le forze, poi vi spiegherò perché, un ritorno della fuga col tema invertito, perché all'andata la sentirete in un modo, al ritorno riuscirete a riconoscerlo col tema al contrario, e poi una conclusione che è una vera e propria apoteosi. Quindi pensate, in un terzo tempo è riuscito a mettere sei parti diverse, non proprio perché alcune ritornano, ma comunque è una grande innovazione. Partiamo dal recitativo. Il recitativo è il preludio quasi di un'opera. Ecco, nell'opera lirica, io che sono un pianista accompagnatore, lavoro molto nel teatro e con i cantanti lirici, di solito accompagno il cantante, diciamo, di turno nell'aria, l'aria viene sempre preceduta da un recitativo. E questa cosa la fa benissimo Beethoven. Sono due righe estremamente struggenti. Ma la grande innovazione che va, diciamo, ad anticipare quello che sarà il mondo lirico che andrete a sentire nell'arioso dolente, Beethoven lo fa attraverso un effetto tipico del clavicordo. Il clavicordo era uno strumento a corde e tastiera, diciamo, in uso dal Medioevo al XVIII secolo, e lo fa con un effetto chiamato Bebung. Bebung è una nota, diciamo, ribattuta, affievolita, quasi stanca, e la riconoscerete, che serve, diciamo, a traghettarci direttamente in quello che è l'arioso dolente. L'arioso dolente apre le porte all'opera lirica. Ecco, io qua mi immagino un tenore cantare un'aria estremamente drammatica. Qua siamo davanti al primo, come dire, momento di grande sconforto di Beethoven. Il desiderio di una pace agognata che Beethoven purtroppo per i motivi che vi ho spiegato prima non ha mai avuto. Quindi qua traspare tutto lo sconforto. E se vogliamo riagganciarci al discorso che lo vede, diciamo, un collegamento con Dio, questa potrebbe essere la passione di Cristo. Quindi qua c'è dentro tutta la sofferenza. Ma ad un certo punto un raggio di sole si fa largo tra le nuvole e abbiamo la prima fuga. Una forma, come dire, una fuga luminosissima, cristallina, a tre voci. La potremmo definire la più spirituale tra tutte le costruzioni musicali. Ecco che c'è un primo accenno di ottimismo. Quindi forse la pace può arrivare, forse nonostante mille sofferenze l'ottimismo può prevalere, diciamo, sul pessimismo, il bene può trionfare sul male. Ma ecco che questa idea
questo primo accenno di ottimismo nuovamente scompare, si ripiomba nello sconforto. E qua Beethoven, in questo ritorno dell'arioso dolente, dà un'indicazione estremamente precisa, come dicevo prima, dice perdendo le forze, quindi la musica si fa sempre più stanca, in un certo senso sempre più pesante, sino a sfociare in accordi che sentirete ribattuti, uguali, sempre più pesanti, sempre più sonori, che vanno a sfociare nella seconda fuga col tema invertito, ossia al contrario. Di nuovo fuga a tre voci, forma luminosissima, di nuovo l'ottimismo comincia a prevalere sul pessimismo. Allora forse il bene davvero riesce a trionfare sul male? Sì, in realtà sì, perché ci avviciniamo alla conclusione della fuga, in un'apoteosi finale, in un volo, in un salto verso il cielo che ci permette di capire che Beethoven finalmente ha trovato quella pace tanto desiderata in una vita piena di tormenti e Cristo è risorto. Buon ascolto.
applauso. Applausi. È stata che appunto abbiamo sfruttato i nostri maestri della scuola. Bravi! Allora, se ci sono, prima di chiedervi se ci sono domande, vi do solamente un'istruzione per l'uscita, niente di farlo. Magari usciamo prima la parte alla mia sinistra, in modo tale da non creare assembramento, e poi la parte sulla destra. Questo solamente per organizzarci per l'uscita. Se avete domande, ragazzi, soprattutto studenti, siamo a disposizione, o anche adulti naturalmente, per eventuali approfondimenti o richieste. Senza paura. So che Matteo ha una domanda. Se ci sono, non necessariamente, poi magari si possono approfondire. Col consiglio che io do di ascoltare magari anche altre sonate, tipo ad esempio la 111, la sonata che viene subito dopo, che chiude il percorso, questo è molto interessante, oppure l'opera 57, la Passionata, che è anche un'opera importante, fondamentale, la Tempesta, l'opera 31, cioè sono bellissime, bellissime. Però ce ne sono alcune veramente che sono significative. Tutte, secondo me. Sì, conviene ascoltarle tutte, ci si impiega un po', ecco, però sono 32, quindi però ce la facciamo, si può fare. Va bene, ci sono domande? O... Io vorrei fare una mia sensazione, nella mia 110, nel terzo tempo, la parte invece successiva al recitativo, io ho avuto la sensazione di una parte di un cantato, nel senso è il pianoforte che diventa una voce umana, è una curiosità che il pianoforte accompagna se stesso in una versione umana, è proprio infatti, è un miracolo questo. Esatto, infatti essendo aiuto dolente, come dicevo, sembra davvero un'aria cantata da un tenore, quindi è proprio, c'è tutto lo sconforto di Beethoven, insomma, come dicevo prima, la passione di Cristo, quindi insomma. Sì, diciamo che poi lo sconforto alla fine poi viene recuperato, perché esatto, sono molto struggenti queste sonate, no? Momenti di grande intensità emotiva, però poi diciamo nella filosofia beethoveniana c'è il grande recupero alla fine, no? Non può piovere per sempre. Esatto, quindi c'è alla fine anche una fiducia nell'uomo, quindi esatto, ritorno alla positività. Però sicuramente ci sono momenti molto, molto intensi, molto drammatici. Anche agli altri maestri, perché i maestri hanno fatto la maestra Genia, fatto l'esodio di e maestro Paolo, esatto, maestro Paolo ha fatto la sonata anche a Luna cosiddetta. Vedo le mie allieve di due scuole, nessuno fa domande, sono talmente lì. Me le faranno domande. Ancora tutti i maestri che hanno partecipato, ma anche al maestro Riccardo Barba, che ha fatto con me il primo periodo beethoveniano, suonando la patetica, esatto. E quindi ringrazio loro per la disponibilità, che si sono, hanno partecipato volentieri a questo progetto, che come vi dicevo all'inizio nasce un po'
come progetto didattico proprio per avvicinare i nostri studenti in particolare a questo mondo della composizione classica in particolare. È un progetto che continueremo poi l'anno prossimo su altre tematiche, questo non ve l'ho ancora detto, ma dovremmo farlo sapere. Questo prossimo concerto andiamo di là. Luigi no, altro continente. Vedremo, faremo sapere. Comunque ecco, faremo di là. Ecco, io invece vi comunico che avremo un'altra serata qua, che quella è l'ultimo dei 5 appuntamenti sulla musica moderna invece, con Nuno Tuttò e Maestro Riccardo Barba, che potrebbe essere pianista classico, anche pianista jazz, e anche Nicola Zegliani a contrabbasso. 26 di maggio, dove appunto Orfo Kitok ha scritto questo lavoro viaggiando un po' in Oriente, quindi racconterà un po' la sua storia sul round, veramente, e anche questo fa parte dei progetti didattici, questo relativo alla musica moderna, per cui se volete venire c'è la possibilità di prenotare come avete fatto per questo concerto sul nostro sito il 26 di maggio, mercoledì sera. Ecco. Adesso chiederai gentilmente a qualcuno di fare una foto ai maestri, ai partecipanti delle tre grazie, c'è Stefania anche. Magari se li mettete davanti a una foto, magari cerchiamo di farne una senza mascherina. Ah dai, sarebbe in grado. La mettiamo subito. Possiamo anche metterci intorno al telefono, tutti qua. Possiamo metterci. Anna, riesci? Fai una foto. Ringraziamo tanto di essere qua, facciamo uscire prima il mio lato sinistro.